pensato alla mia scelta di lavoro, perché è una città stupenda. Non ho bisogno di persone, non ho bisogno di belle persone, ho il senso del dovere e voglio vivere bene, perché a Napoli ci si può fare solo bene, non si può fare male. Quando riguarda il questore ha nominato eroe, bene, io non sono un eroe, non mi intendo un eroe. Io ho scelto di fare il poliziotto consapevole di essere a rischio. Qualsiasi cosa che mi poteva succedere era già previsto. Avessi fortuna se non fosse successo nulla, però è successo. Però questo si supera, diciamo, una famiglia formidabile, con degli amici formidabili, con dei colleghi della polizia che non mi lasciano un secondo. Continuano una battaglia che io ho interrotto. Continuo senza mai fermarsi. Ringrazio tutti. Grazie. Nicola deve essere per il nostro personale, per tutti gli uomini e le donne della polizia, un grande esempio di virtù, di dignità, di orgogliosa passione per il suo lavoro. E se questi sentimenti non vengono vissuti dal personale, il sacrificio di Nicola perde di intensità. Alla presenza di familiari, autorità civili, militari e religiose, stamattina a Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli ha conferito una onorificenza al sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato, gravemente ferito nel quartiere di Fuorigrotta da un colpo di pistola sparato da un estorsore nel settembre 2015. È un grande uomo, un grande poliziotto, un grande sbirro, nel senso nobile del termine, dato che sono uno sbirro, l'ho fatto per tanti anni, per cui devo dire lo sbirro è colui il quale cerca di interpretare la funzione con passione, con determinazione per cogliere l'obiettivo. E questa città aveva bisogno di tanti sbirri, che con la missione di contenere quelle forme di devianza che purtroppo inquinano e comprimono l'immagine di una città stupenda, di una città viva, di una città dinamica che ha tante risorse, grandi potenzialità, che però vengono compresse da un'attività estorsiva, da un'attività criminale, dalla frequentazione dei clan che crea un sentimento di insicurezza nella gente. È un lavoro lungo, un lavoro che credo impegni generazioni, anni, ma deve essere fatto con grande sinergia, come ha detto il sindaco, lo stiamo facendo, c'è grande intesa interistituzionale e credo che ci siano le condizioni perché le cose possano migliorare. Un grande esempio di poliziotto, di uomo, per come svolgeva la missione di poliziotto e per come sta affrontando gli anni dopo essere stato criminalmente e barbaramente ferito. La famiglia deve andare orgoglioso e la città, attraverso questo riconoscimento, è orgoglioso di donne e poliziotti delle forze dell'ordine di questo tipo, persone che amano la propria professione, che difendono la città e difendono la sicurezza dei cittadini contro la criminalità comune e la criminalità organizzata. E quando ho fatto il PM, in quei 15 anni vivevo più con poliziotti, carabinieri e finanzieri e con la mia famiglia. So perfettamente che all'interno di quelle professioni ci sono donne e uomini che lavorano con grande competenza, professionalità, coraggio, spirito di sacrificio, oltre gli orari di servizio, guadagnando pochissimo. Poi, come in tutte le professioni, c'è anche chi non le interpreta in questo modo, ma Nicola invece è un esempio perché l'ha interpretato in quel modo ed è per questo che la città di Napoli dà il riconoscimento sia a un poliziotto, ma dà soprattutto il riconoscimento a Nicola Barbato, uomo e poliziotto.